Lago del Corno. Oggi viene pure a piovere. Un attimino complicato trovare il percorso dove andare perché non ci sono cartelli fino adesso. Sto andando in giro così, con poche indicazioni che ho racimolato su internet. Ma per il momento non ce ne trovo uno. Il tema è pure quello che è. Ah, c'è anche una spiaggetta qua giù. Lago di Procedi in Corno. direzione nord-ovest verso via Liberazione. Guardate che acqua. Oh, che bello. Passi in mezzo alle rocce sto lago. Com'è strano. Oh, ma questo è caratteristico. Non sapevo che era così bello. Guardate qua. Ho paura. Mi fa paura pure avvicinarmi. Che è un po' vecchio il parapetto, ma giusto un po'. Ah, è enorme questo lago, credevo che era un laghetto piccolo, l'avevo visto dall'altro lato, sembrava essere finito lì, invece si infila in mezzo a queste insenature. Guardate qua. Che acqua. Pezzo di cane. Sono riuscito ad arrivare all'inizio del sentiero. Guardate qua, queste sono le transenne, alto livello. Bisogna stare attento perché ci sono tutti i ferri da fuori. Hanno messo la rete protettiva. Andiamo a vedere. Paese abbandonato, anche se oggi mi sa che verrà a piovere. Non si può scendere qua, è pericoloso, posso cadere. Ci sta l'omino in barca. Ecco che si fa la passeggiata o sta pescando. Si è uno strano rumore. Ho capito se è una cascata o se è venuto a piovere. Mi sa più che sta venendo a piovere. O sta una cascata, boh. È altamente pericoloso qua, specialmente qua là potevo ancora forse scendere un po', ma qua se sbagli, cioè qua è vuoto, c'è il vuoto sotto, è micidiale. Comunque le indicazioni sono un po' pessime, devo stare attento e capire dove devo andare. Andiamo a vedere un'indicazione là per capire se è qua, se è là.
Allora, sì, fumo, dai, di qua. Strada senza barriere, 20 km/h. Ok, è pure una strada sta cosa. Addirittura. Ah, c'è una cascata dove, non mi ero sbagliato. Cioè, questa è anche una strada pubblica. E dove porta? Meno male che sono le reti. Cioè, tutte lì. Le rocce in testa. Peccato non si riesce a vedere questa cascata. C'è un grande rumore, non riesco a vedere. Sta laggiù. Non si vede niente. Chissà se riesco. Non posso neanche sporgere. Comunque c'è un fiume. Più cammino, più si sente il rumore forte dell'acqua che scende. Eccolo. Ah, mamma mia. Anche se tutto riesco a vedere, cioè sento il rumore, ma no, non riesco a vedere l'acqua. Ah, eccola là. Un bel canalone. Speriamo che non arrivi qualche coglione in velocità. Non si sa, andiamo di qua per logica. Speriamo che ne valga la pena fare queste salite per arrivare in questo paese. Inizio a vedere qualche casetta. Poi sono arrivato nel Borgo Boldi. Sarebbe stare un paio di case. Sì. Varie strade asfaltate. Sono piccoli borghi dove la gente abita. Sta proprio tranquilla qua sopra. Si può arrivare sia con la macchina che a piedi. Io adesso sono andato a vedere un vecchio paese abbandonato. È arrivata l'acqua. Preciso. Oggi portava acqua e acqua è arrivata. Lavoro, fede,
vecchia, che si rubano a pezzi. E non mi sono uscito. Vendita miele, verdura alla casa del cuore. Che cos'è sta casa del cuore? Che tembaccio oggi, eh? Oggi è un tembaccio, sa di burrasca. In montagna non si scherza. Sto preparando nero dappertutto. Andiamo a vedere dove si esce. Prima escursione delle vacanze sotto l'acqua. È iniziata a piovere, stavolta un po' più intensamente, mi sono messo l'impermeabile. Allora la strada è asfaltata. Ecco la cascata. Una delle tante. Chissà quante. È lungo ancora questo percorso, sperando che riuscirò a farlo e non sotto l'acqua fitta. Le indicazioni erano molto sbagliate, tipo il fatto che consigliano di parcheggiare davanti al bar nella proprietà privata. Mi sono reso conto tardi, speriamo che quando scendo andremo qualche sorpresa. Quasi fanno rispettare, non chiamano i carri attrezzi, non fanno fare qualche bella muta. Ecco, se ecco il prossimo video, vediamo. Adesso devo andare a destra, infatti. Nell'orario, neanche l'ombra. Di là si continua, chissà dove porta, si va al Carazzano. Si può andare anche con la macchina. Qui invece, qui invece fumegai, anche con info che dovrebbero starci sentire esposti. Ma visto che sta piovendo, devo vedere se ne vale la pena.
Certo che questa gente, questo paese abbandonato, non ho capito se andavano in mezzo alla montagna così, come ci arrivavano, sì, arrivavano con i cavalli, ma c'è una strada asfaltata da qualche parte. Ecco, di nuovo l'acqua. Oggi è a pezzettini, sto tempo. Si inizia a diventare più buio e mi inizia ad addentrare più nel pieno del bosco. Per il momento sto da solo, mi sa che da solo rimarrò. Se continui il tempo così. E spero che non inizi in brutto tempo con i temporali. Dopo di questo, se le indicazioni sono giuste, dovrebbe esserci un'ultima salita pesante e si arriva in questo paese. Le punte esposte fino adesso niente, che sta dicendo che per punti esposti, guardo pure i sentieri che qua non c'è parapetto, per loro sono esposti. Tipo questi, tipo questi, per alcuni sono molto esposti. Ecco i ciottoli. Arrivato a borgo abbandonato, affacciami, arrivato a borgo abbandonato dei fumegai. Buongiorno, si può? Mondezza, vengono a mangiarci qua dentro. C'è un'altra stanza. Non mi fido tanto. Ci sono altre entrate, esco. Dopo esco di là, che non mi fido di quel pavimento. Qua c'è forse un bagnetto. È finito. Che dite, mantiene questa scala? C'è un'altra uscita anche di qua, meglio. Così evito di scendere di nuovo per le scale e farmi male. Guardate, questa era una sorta forse. Forse una sorta di salone forse. Ho visto un lampo, non ho capito. Vedete, c'è un buco? Non ho capito se è un lampo. È stato il mio telefono. Ah, ci sale ancora. Vediamo da qua fuori. Ah, qua è il lato dove devo continuare a salire io. Andiamo a vedere se riesce ancora a salire più in alto. Non c'è nessun cartello.
il rischio è molto alto. Io mi cerco di mantenere così, sulle travi portanti. Non mi piace sta. Se continua ancora a salire, ma sinceramente. Scendere da qua perché non mi fido tanto di questo legno. Lasciamo di qua, è meglio. Ho rischiato già troppo, ho rischiato. Questa è la salita. Andiamo a vedere di qua. Se c'è qualche casa più che manca, con le asse di legno più che mantengono. Tutto abbandonato, vediamo. Buongiorno. No, qua non si può proprio entrare, c'è il pavimento sfondato, meno male che l'ho visto. Guardate, c'è una cucina a gas arrangiata, qua c'è un buco, se mettevo il piede sicuramente andavo giù. Il pavimento che sta se ne sta scendendo. Andiamo a vedere di qua che sembra più resistente. Qui è di pietra. Allora, questi sono stanzini dove depositavano le cose. Questa è una legna. Oh, ammazza. Andiamo a spegnere la luce anche se è una stronzata. Se si svegliano sono cazzi. Come dicevo, ecco qua, si sono svegliati. Si sono svegliati quasi tutti. Come dicevo, questa è una legnaia. Io mi animato, mi sono tagliato su un chiodo, fortunatamente non era arrugginito. Facciamo uscire un po' di sangue. Qua non si può andare perché anche volendo il balcone cade a pezzi, però vediamo dove si può salire ancora senza correre rischi. Qua pure è tutto crollato. Questa di pietra si può fare. Da qui in poi non si può andare, infatti è marcio. Andiamo a vedere, si continua ancora in questo piccolo borgo, in questo piccolo paesino. Non so la storia perché è abbandonato, è pubblicizzato questo posto. Questo è sempre in cemento. Questo dei vecchi mobili antichi. Guardate, una vecchia cappa di ferro, forse dove cucinavano. Prima i mobili facevano così, incastrati, incastonati in legno, ed erano sempre quelli per anni. Si pulivano, si sistemavano,
ma erano sempre quelli. Il tetto. Pure sta crollando tutto. Andiamo a vedere qua dentro se si può entrare. Buongiorno, c'è nessuno? Ecco, pure sta crollando tutto il muro. Questo sembrerebbe forse un fienile, cioè qualcosa di legno potrebbe essere un fienile. Questo dovrebbe essere un pezzo invece dove impastavano la farina, fatta a cuneo così, dove ci mettevano il grano per impastare. Guardate, qua se ne sta cadendo tutto, me ne devo andare da qua sotto. Altamente pericoloso, non mi voglio ammazzare. Andiamo di là. E quanto è alto. Allora, guardate qua, non so se mantiene, c'è una scarpa, vediamo qua se mantiene, se si può salire qua sopra. Sta marciando e cadendo tutto. Lo metto sulle... Qua è tutto abbandonato. Mi sto cercando di mettere sulle colonne portanti, che non so se si rompe. Qua per esempio è tutto distrutto. No, sarà un pazzo sto dire sopra. Vediamo che ci sta. Ah, c'è un corridoio. Quella baracca potrebbe essere un fienile. Andiamo a vedere invece qua sotto. Ah, sono le frecce, dove si continua? Allora qua vediamo. Permesso? Ah, si può andare qua? Sembrerebbe solido. Un altro cammino con le catene che si muovono da solo. Oh, c'è troppo gioco. Si sente il gioco. Qua non so cosa sia, c'era un'uscita forse. Vabbè, questa è un'altra stanza. Un'altra stanza. Piena di pipistrelli sto posto. Testata. Si va nel dirupo. Comunque non è tanto vecchio, ci sono punti, ci sono cose abbastanza moderne, mobili, bombe di gas, altre cose, cioè, non è detto che è stata abbandonata da molti anni. Seguiamo la freccia e vediamo. Oh, ah, questo è molto vecchio. Sembrerebbe più grande e più fatto bene. Ma io, delle prime cose che non mi fido sono dei balconi. Perché i balconi sono quelli esposti. Sono in legno. Ci piova da anni e non vengono sistemati. E le asse marciscono.
Ah, Welcome Paradise. Adesso c'è questa scritta. C'è la scritta. Questa indicazione sta molto giù. Guardate. Non è tanto abbandonato. Per starci mattoni così. Wow. Mamma mia, questo ce l'avevo anch'io. Tostapane antichissimo. Ce l'avevo anche io a casa, da bambino, piaceva tanto. Andiamo a vedere se si può salire sopra. Camera da letto. Certo, come abitavano prima. Il comò. Vabbè, questo non l'ha. Ah, ci sono altre stanze. Come si vanno per le altre stanze? Non ho capito. Da fuori? Rischiare? A parte che è chiusa, sembra essere chiusa già, ma poi perché devo rischiare la vita per una stronzata? Camminare sulle mazze che non si sa se sono marce o meno, non mi vale la pena. C'è un'altra stanza di là, ma sembrerebbe chiusa a chiave. Oh, guarda che occhio di deviazione ci stanno. Guardate. Ah, c'è una piccola, forse una cuccia per cane. Guardate qua. Chissà che serve questo tubo. Ah, forse il tubo dell'aria comunicava dentro. Questa sembrerebbe una sorta di cuccia di cane. Andiamo a vedere di qua. Questa sembrava sorta di cantina. Ci sono altre case, altre stanze. Secco come si usava una volta. Buongiorno, bisogna sempre salutare quando si entra in questi posti perché potrebbero stare dei fantasmi. Mazza. Ammazza, ci sono una sorta di, forse una sorta di passaggio segreto o una scala che si scendeva giù. Dopo vado a vedere, stando da giù. Qua. Vediamo che cos'è sta cosa. Questo è lungo lungo lungo, non c'è porta, c'è solo una finestra là. C'è il capannone di prima. Vediamo se arriva da qualche parte. Guardate, sembra il tetto di qualcosa quando hanno fatto la legnaia sopra. Vediamo qua dietro che ci sta. C'è una porta. No, ho visto infatti quello che ho fatto forse da sotto.
se vado dopo o l'ho fatto già. Beh, comunque c'è tanto da visitare. Realmente quando vado in questi posti abbandonati, dire sempre un giorno si può, perché potrebbe veramente stare qualche fantasma, potrebbe capitare, potrebbe essere normale. Ecco, questa è la casa che ho visto prima. Ci sono anche dei panni. Guardate, questa dovrebbe essere forse una sorta di cantina. Stare attento, c'è le finestre in testa che... Questo è un bel camino che è stato creato recentemente. Vediamo qua dentro che ci sta. Ah, questo è abbastanza recente. Hanno sistemato qualcuno che si viene a mangiare qua sopra. Forse in boscaioli, contadini. Pensate, alcune case sono fatte di legno, alcune case evidentemente quella che avevano più soldi, guardate, sono fatte di pietra. Sì, guardate qua, chissà quanto costavano fare una casa del genere. Ah, che bello, e questo qua, qualcuno ci abita qua. Sono tutti in casa. Ma voi, visto che ordine ha rispettato, siete civili e rispettosi, ma fosse in casa vostra, perché questa è la casa dello spirito di Fumegai. Ah, questo vento che ha arredato questa casa l'ha fatto come si faceva una volta. Spettacolare. Spaghetti, le mensole, la ruota del carro. Ah, veramente spettacolare. Guarda qua, viene voglia di rimanere a dormire qua. Devo ancora aprire questa porta per scoprire cosa ci sta. L'apro piano perché non vorrei che non c'è niente, vado a finire giù. Vediamo. Ah, giusto, si preme così. Guardate. Peccato, ci stanno facendo un sacco di scritte vicino. Ne valsa la pena di vedere queste poste, sono particolari. C'è una scala là, ma non va da nessuna parte. Questo, vedete, è un sistema che si alza così. Premendo si alza e si appoggia qua sopra. Ecco qua. Non so se ci sono ancora altre case da visitare o abbiamo finito. Ma credo che c'è ancora qualcosa. Infatti c'è l'altro là dietro. Ci sono anche, allora questa è abbastanza complicata da fare, non credo sia possibile. Hanno messo questi lisci, non so perché hanno messo questi qua lisci, e poi c'è qui sporda sulla, hanno messo per non far salire, non lo vedo. Andiamo a vedere di qua. C'è un altro ingresso.
viene qualcuno qua sopra. Viene qualcuno che si viene a riposare, a rilassare. Quello di sopra che hanno fatto lo scivolo, chissà perché. Chissà perché hanno fatto lo scivolo, questo pezzo qua, perché non avevano il legno, non hanno saputo fare la scala. Oppure l'hanno messo per non far salire sopra. Per qualche motivo. Andiamo a vedere di qua se sta aperto. Buongiorno. Strana struttura. Chissà che serviva. Forse una specie di fornace. Ammazza quanto è grande sta casa. Tanto di qua è tutto abbandonato. Di qua ancora come si usava una volta. Se devono tenerlo un poco più. Dovrebbero aggiustarlo un po' di più. E qua dove ho visto io che è tutto precipitato purtroppo. Sono scesi solo e c'è tutto il peso, avevano messo troppe cose sopra. Ah, questo è il sentiero che ho fatto io prima. Vedi? Mi piacerebbe salire sopra, ma non so se regge tutto. A parte che si scivola, ho le scarpe non adatte a salire su quel tipo di legno. Poi non so se mantiene o meno. Oh, 1997. Hanno sistemato. Dovrebbe mantenere se riesco a salire. Ma perché hanno fatto i gradini così? Non capisco. Ma perché non c'è nemmeno un passamano? Come cacchio fanno a passare? Cioè, se fosse almeno un passamano qua, se sbagli e scivoli è finito giù. Salito. Sperando dopo che riesco a scendere, mi siedo a terra, guardate, povere cuscini. Altri letti, ma questo è proprio all'antica, sono materassi che non si usano da un sacco di anni. Peccato che è rimasto tutto così invariato, che la gente deve guardare sullo schifo. Mi meraviglio del Veneto, che potrebbero fare qualcosa di più sostanzioso come hanno fatto in altre parti, che hanno messo tutto a posto e fanno entrare. Guardate, andiamo a vedere l'ultimo, se è una stanza che così, ecco qua praticamente dormivano di notte qua. Adesso devo scendere. Bella esperienza adesso. Metto in faccia. Ah, sono riuscito a scendere. Mi sono fatto un po' male le mani perché mi sto andando vicino al legno. Andiamo a vedere, c'è un'ultima salita. Vediamo se c'è ancora qualche altra cosa. Però è fuori di camminare, non mi ricordo nemmeno più da dove sono venuto io. Questa non me la ricordo se sono entrato già o no.
Inizio a dimenticare le cose. Sì, questo mi sembra che l'ho fatto già. Sì, questa sì l'ho fatta al contrario. Dove c'erano i cartoni sono entrato di là. E poi sono salito qua, sì. Andiamo a vedere. Se c'è qualche altra cosa. Questo ora, visto che c'è un sentiero di continuo, potrebbe starci qualche altra casa nascosta. Anche se non credo. Infatti, chissà dove va questo sentiero. Si riscende. Questo tempo prima piove, poi dopo l'uso, poi si ferma, non sa nemmeno lì che cosa vuol fare. Pazzi, non ho capito, questa è una strada che si porta le persone nelle montagne, non so come cazzo fanno a correre su questi sentieri così piccoli. Senza nemmeno suonare nemmeno. Adesso è tempo di scendere giù, di spostare la macchina. Metto un altro parcheggio, non dovrebbe esserci problemi perché con sto tempaccio non credo che vengano tante persone, e poi mi vado a fare il giro lago. Non credo che sia fattibile tutto perché il lago è enorme, però vediamo quando, fino a quando si può fare questo giro, che se è il giro lago completo ci vogliono almeno un paio d'ore per farlo tutto. Sentiero il lungo lago, vediamo dove porta e quanto è lungo. Che bello, peccato che non so nuotare. Odore di acqua. Una breve pausa qua. Ho trovato una bella spiaggetta, qua c'è la riva, una delle tante rive. Non so il giro d'acqua quanto è lungo, ma non credo che potrebbe anche essere, potrebbe essere tutto quello, arrivare fino laggiù, tornare indietro per la chiesa e tornare qui. Sarebbe veramente molto grande questo giro. Oh, bella calda, credevo che era fredda. Questo è il famoso lago del Corlo, Corlo, anche se non tutti lo conoscono, è molto ricercato. Peccato che non ci sono punti dove, almeno da questa parte, punti dove mangiare, fare picnic. Le spiagge sono poche, non ne avete tanto. E poi ogni tanto c'è qualche attracco per far scendere dei parchi.
E adesso mi vado a fare il giro del lago del Corlo. Almeno ci provo, anche se c'è il fatto che arrivato a un certo punto c'è il punto di non ritorno. Perciò arrivato verso la metà, tanto vale continuare, perché se torni indietro dice vabbè non ce la faccio, devi fare lo stesso percorso da tutti e due versi, perché sei giusto nella metà. Adesso ho visto che è abbastanza lungo, ad occhio ci vogliono almeno 2 ore di cammino a piedi. Tempo non è granché, devo arrivare laggiù, dovrebbe stare un ponte da quelle parti. Stronzata, dove sono arrivato? Sono arrivato al cimitero e qua dice che tra 1,5 km la strada è interrotta. Perché c'è stata una frana, andiamo a vedere se è fattibile passare. Ma penso che guardando la montagna è un po' difficile passare per la montagna. Molto alta. Perché non so, devi passare per i boschi. Adesso vado a vedere se è fattibile riuscire a scavalcare la frana. Se non è tanto grande è pericolosa. Non so. C'è un ponte. Non capivo che cos'era questo simbolo. Sembrava il simbolo che diceva non fate scorreggia, e invece è per non tuffarsi. Là si vede la croce, non so cosa sia. La croce, andiamo a vedere. Ecco chi hanno messo i cartelli di non tuffarsi. Perché da qua si vanno a tuffare. Mamma mia. Vedo arrivato in cima, anche se sul sentiero non si capisce. C'è indicazione ogni tanto. Dovrebbe essere una croce. Ah, eccola là. Questo è il percorso ideale. A meno male hanno fatto di legna, che di solito sulle croci, con questo maltempo, è meglio non andarci. No, è di pietra. Che strana croce. Ricordo anno santo 1933. Ammazza!
prima della seconda guerra mondiale. Hanno fatto una croce che da qualsiasi lato lo vedi. Se la metti di qua davanti, dietro la vedi, destra e sinistra la vedi sempre. Che strana croce. Sono dei pericoli. Non sporgersi. Chi si sporge? Pericolo non sporgersi. Che quasi per finire giù. Cioè, qua è micidiale. Io sono stato da quelle parti. Paese abbandonato da qua, anzi, vedi chissà dove sta nascosto. Mi fa paura sta già qua sopra. Qui è il minimo errore. È il minimo errore per finire giù. Guardate che ci sta. Lo specchio. Chissà perché stanno questi specchi, non danno fastidio agli aerei. Scendiamo giù. Credevo quando era alto sto posto e vado a vedere la frana, che frana ha fatto. Essendo che stanno un po' più arretrati al livello che già capitano due pietruzze, già si arrendono, mettono i cartelli, non passano. Dipende sempre dal tipo di frana. Guarda, se è fattibile, si può passare sul sentiero. Guardate qua, mamma mia, sto mondo. Ho paura già a passarci sopra. Sperando che mantiene sempre. Oggi è domenica. Andiamo a vedere questa frana, dove che sta. Sono curiosa. Si bloccava il telefono continuamente. Andiamo a vedere questo punto dove è franato, che ci consigliano di andare. Dove si trova? Se si può fare un bypass per oltrepassare. Nemmeno l'ombra. Poi hanno chiamato sto posto Girolago, ma tutto fa tranne che girare attorno al lago. Il lago sta lontano. Ci sono salite, salite, ogni tanto rettilini, poi salite, salite. Cioè, in pratica, per girare attorno al lago, invece di fare passerello o altre cose, hanno fatto un sentiero che sale in montagna. E poi forse a un certo punto inizia a girare attorno al lago. Guardate là che salita, e non so fra quando finisce, e poi forse gira pure attorno, ma è spaventoso il giro della montagna che si deve fare. Io credevo che era piano. Allora, io in pratica sto facendo il giro lago secondo la cartina, che sto girando attorno alla montagna, attorno al lago, ma realmente io tutto vedo tranne il lago. Ci hanno fatto questo sentiero che è fatto pure bene. Ogni tanto c'è qualche cartello. Giri, ecco. Geograficamente giri attorno al lago. Ma il lago lo vedi solamente all'inizio quando stai giù. Poi sparisce e per chilometri non lo vedi. Io devo fare ancora un sacco di chilometri. Per il momento frane, nemmeno l'ombra. Qualche pianta caduta sì, quello è pure normale. Siamo in montagna. Ogni tanto piove,
Adesso andando a vedere se riesco a fare. Se riesco a fare questo sentiero. È molto lungo. Praticamente arrivo nel paese e poi devo tornare tramite strada asfaltata. Sperando che è sempre così, che adesso sto scendendo da un po', sperando che alla fine si esce e non è che poi devo ritornare indietro, sennò sarebbe una bella mazzata. Che tempo? Stavo più o meno in quella zona là. Sì, era quella zona aperta dove stavano le pietre. Più o meno stavo da quelle parti là. Mi sarebbe voluto almeno altri 4 km e arrivare nel paese laggiù. E poi tornavo tutti indietro. Pioggia, maledetta.